Buonasera, siediti. Benvenuto negli inferi. Buonasera. Benvenuto. Benvenuto negli inferi. Chi ti ha mandato qui? Aspetta, fatti vedere meglio. Mi sembra che un volto già visto. Hai sentito parlare di me, della stregherà? Bene, che sei venuto a fare? Vuoi che ti leggo le carte? Oggi è giornata. Quello che è andato via prima di te. Gli ho lanciato una maledizione potentissima che credo che lo colpirà entro le prossime 3 settimane. Va bene. Sto consumando un mare di candele, sto facendo un sacco di robe in questi giorni. Siediti, siediti, siediti pure. Io intanto posso la candela, ok? Che ci accompagnerà in questo lungo viaggio. Di lettura. Sei venuto per sapere quando morirai per caso? Sto scherzando. Sto scherzando, sto scherzando. Bene, io poso la candela, intanto pensa alla domanda che vuoi fare e concentrati. Concentrati. Visto che ti sei messo comodo, hai portato il carburante. I soldi. Sto parlando dei soldi. Bene, bravo. Vanno bene 50 per iniziare. Vai, vai, dai, 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 dai. Grazie. Scusa, mi stanno chiamando. Ma che vuole questo? Sì. Sto lavorando. Sto lavorando. Sto troppo. Sì, sì, sì. Non posso parlare in questo momento. No, 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 non posso. Sì, sta andando bene, sta andando bene. Preparati per dopo, Sì. Sì, ce l'andiamo a nozze. Era il mio fidanzato. Allora, qual è la domanda che poni alle carte, tesoro? Le tengo molte qua. Vuoi sapere se la tua lei tornerà da te perché ti ha lasciato? Va bene, vediamo. Vediamo.
Ora le mischiamo. Oh. Oppure chiedo a loro perché ti ha lasciato lei. Magari chi lo sa, ha fatto bene. Sì, è vero, le streghe non devono dare pareri, giudizi personali, vero, però io sono una strega un po' particolare. Dico la mia. Sono curiosa, sai. Vediamo a sentimento pescando una carta. Perché ti ha lasciato. E poi vediamo se torna. Ecco perché ti ha lasciato. Il due di spade. Le spade solitamente nella lettura dei tarocchi la maggior parte delle volte indicano qualcosa di losco, di negativo, di infausto. Credo che tu le abbia fatto del male, nello specifico non so cosa, ma che tu abbia agito alle sue spalle. Non è che per caso si tratta di corna, no, perché vedendo quelle due spade così mi sensazione, qualche vibe di corna, una cosa del genere. Non è che l'hai tradita sta ragazza, o hai fatto qualcosa alle sue spalle che lei non sapeva. Ah, ecco, ti sentivi con una. Denari. Allora, riguarda la domanda se lei tornerà con te. Ti dico già che lei sì, tornerà da te. Tornerà da te, ma le intenzioni non sono quelle che pensi tu. Lei fingerà di tornare da te. Si porrà a te come qualcuna che, come una persona che vuole affrontare il futuro con te, che cammina verso un futuro con te. Ti darà l'impressione che ti abbia perdonato, ma questa affiancata alla carta del diavolo fa capire che in realtà trama qualcosa,
una vendetta probabilmente per ciò che lui ha fatto, ma farà finta che ti abbia perdonato perché avanzerà da te con decisione, sicurezza. Farò finta di perdonarti, insomma, ma farò solo finta perché, ripeto, c'è la carta del diavolo vicino. E questa carta fa capire che le sue intenzioni non sono buone. Ora, secondo me te lo meriti, però io sto qui per spiegarti cosa dicono le carte. Lei praticamente giocherà con te, giocherà con i tuoi sentimenti e sarà viscida. Così leggo le carte anche.